a te cantamma, cara superiora. Canta preghiera, amore e devozione. Verso la fine del 1700, sulla via Appia, allora consolare, in Secondigliano, vivevano due giovani sposi, laboriosi e timorati di Dio. Mamma mia, famma santa, presta santa, grande santa. Mamma mia, famma santa, presta santa, grande santa. A te, Signore, via tutto quanto. Sienta sti cosa, sienta sti la niente. Guarda chi scoccia, sienta. Pasquale e Enrico, che gestiva una piccola fabbrica di maccheroni, e Maria Marsella, che tesseva felpa, robusta stoffa usata in quei tempi. Il 19 ottobre 1791 la loro casa era allietata dalla nascita del secondogenito, che essi, da buoni cristiani, portarono all'unica chiesa parrocchiale del paese dedicata ai santi Cosma e Damiano, perché con il battesimo diventasse creatura nuova. Gli furono posti i nomi di Gaetano, Cosma e Damiano. Aveva circa 3 anni quando, durante una missione predicata in Secondigliano dai padri redentoristi, la mamma lo presentò ad uno di questi uomini di Dio perché lo benedicesse. Il missionario fissò il bambino e, benedicendolo, esclamò: «Questo fanciullo sarà un santo sacerdote, grande predicatore, e compirà una bella e utile opera nella sua patria». Fin da piccolo Gaetano crebbe inclinato alla pietà, dando grandi segni di gioia quando la mamma lo conduceva in chiesa. Per questa sua non comune maturità religiosa, il parroco lo ammise alla prima comunione a soli 7 anni, quando l'età di ammissione era di norma di 12 anni. Preferendo ai giochi infantili le funzioni religiose, ne era così entusiasmato da ripeterle in casa. Con le poche monete che riceveva dai suoi, comprava candeline, crocifissetti e immagini sacre. Preparava un altarino nel cortile di casa e, con la partecipazione dei suoi coetanei, ripeteva le cerimonie della celebrazione della Santa Messa o, salito su una sedia o un tavolo, predicava, disciplinandosi, imitando i missionari del suo tempo. Questa spiccata tendenza alla vita sacerdotale e missionaria erano i segni della sua vera vocazione. Mentre il padre avrebbe voluto che avesse continuato la sua attività di maccarunaro o fabbricante di maccheroni, egli sognava il commercio più nobile, la salvezza delle anime. A questo proposito tentò la missione prima tra i cappuccini e poi tra i redentoristi, ma le leggi del tempo lo vietavano. A 16 anni si iscrisse al clero secolare, indossò la talare e cominciò a frequentare il seminario arcivescovile da esterno, perché non poteva pagare il mensile come interno. Per 8 anni, ogni giorno, portando con sé un semplice pezzo di pane e 2 grana per il companatico, faceva a piedi più di 7 chilometri tra andata e ritorno, recitando per via il breviario, suscitando per questo suo comportamento l'ammirazione di coloro che ogni giorno lo vedevano passare. Ecco San Gaetano che passa, veramente un santo. A sera, pur sfinito per il cammino e l'applicazione agli studi, consumato quel cibo che gli avevano conservato dal mezzogiorno, senza mai lamentarsi, chiudeva la giornata con la preghiera e la mortificazione. Fin da allora portava il cilizio sulle nude carni. Nelle domeniche particolarmente aiutava il parroco nelle funzioni sacre e nel pomeriggio, girando il paese con un crocifisso, raccoglieva i fanciulli in chiesa per il catechismo. Vicino ormai alla meta desiderata, sorsero gravi difficoltà storiche ed economiche. Le leggi dello Stato vietavano le ordinazioni illimitate, non più di 12 all'anno e per concorso. Tra 300 partecipanti, Gaetano risultò terzo, fra i 12, quindi, e fu ordinato diacono. Per l'ordinazione sacerdotale, poi, era necessario il sacro patrimonio, cioè
quell'entrata economica sicura che permettesse al sacerdote un degno sostentamento. La famiglia di Gaetano non arrivava a questo. Ci pensò la provvidenza per mezzo di un ricco signore di Secondigliano, Don Pasquale Riccio, che fondò per Gaetano una cappellania giornaliera in parrocchia. Così il 23 settembre 1815 fu ordinato sacerdote dal cardinale Ruffo Scilla. Cominciarono per lui nuove attività, visite agli infermi, assistenza ai moribondi, catechismo ai piccoli e agli adulti, confessioni e predicazioni in Secondigliano e nei paesi d'intorno. Gli fu affidato anche l'ufficio di maestro comunale, che accettò ed esercitò come missione sacerdotale. Le rivoluzioni non furono solo causa di cambiamenti politici e sociali, ma anche insidia contro la Chiesa e il Papa. Sette di carbonari e massoni avvelenavano i cristiani con dottrine contro la fede e istigavano l'odio contro i difensori di essa. Gaetano Enrico fu uno di questi difensori, tanto molesto da cadere nel loro bersaglio e essere vittima delle loro minacce. Gaetano non disarmava e a quelli che volevano farlo zittire rispondeva: «Voi volete spargere l'errore e i ministri di Dio devono tacere? Volete uccidermi? Uccidetemi pure!» Lo presero in parola. In un pomeriggio domenicale un sicario s'era appostato dietro un portone per ucciderlo. Gaetano, avvertito, gli andò incontro e, abbracciandolo, gli disse: «Vieni al padre tuo», e lo disarmò del coltello. Le molteplici attività apostoliche non lo distraevano dalla preghiera. Ogni anno, mentre i suoi paesani si abbandonavano alla gioia più schietta per i festeggiamenti dei santi patroni, egli lasciava Secondigliano alle prime luci dell'alba, con il breviario sotto il braccio e la corona del rosario tra le mani. Pregando, percorreva più di 30 chilometri, fino a giungere al tramonto a Pagani, in quella casa dove Sant'Alfonso trascorse gli ultimi anni della sua vita. Vi andava per gli esercizi spirituali. Viveva quei giorni nella più intensa unione con il suo Signore e gustava, partecipando a tutte le pratiche di pietà di quella comunità, la gioia di quel ristoratore riposo, lontano dai rumori e dalle preoccupazioni giornaliere del sacerdote in attività. In Pagani, nella vita comune dei redentoristi, si trovava tanto a suo agio da desiderare di far parte della loro congregazione, facendo di questo desiderio oggetto delle sue suppliche al Signore. Ma il Signore aveva ben altri disegni per lui. Una sera, tutto solo dinanzi al Santissimo Sacramento, sentì nel cuore un efficace sentimento. Come Sant'Alfonso in Nocera Inferiore, sarebbe stato utilissimo fondare nella zona di Aversa una congregazione simile alla sua. Il padre Rispoli gli disse di pregare perché la volontà di Dio si manifestasse. L'anno seguente, mentre allo stesso posto pregava, gli apparve Sant'Alfonso in abiti vescovili, ordinandogli come volontà di Dio di istituire una congregazione in onore dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, e come segno sicuro che Dio la voleva, avesse edificato in Secondigliano una chiesa all'Addolorata. Quando la visione disparve, Gaetano, riavutosi dallo stupore, confidò tutto al padre Rispoli, che, conoscendo bene il veggente, gli ordinò di dire tutto al suo parroco, impegnandolo alla costruzione della chiesa. Don Michelangelo Vitagliano temporeggiò, dicendogli di pregare e di far pregare. Nel 1825, ancora nel coro di Pagani, a Sant'Alfonso apparsogli di nuovo, manifestò le difficoltà esterne e la sua impotenza nel poter realizzare i piani divini. Allora Sant'Alfonso, con solenne autorità, gli disse: «Ai disegni di Dio non si può resistere, e questa è la volontà di Dio». Segnalandogli poi una visione dell'Addolorata, aggiunse: «In questo segno vincerai», e disparve. Finalmente il parroco, nel giorno dell'Ascensione del 1826, fece annunziare durante le messe che nella domenica seguente Gaetano avrebbe fatto conoscere un'ambasciata da parte di Dio. Che sarà? Si vorrà fare religioso? Vorrà abbandonarci? Se è così, sarà un vero castigo di Dio. L'attesa si fece insopportabile. La domenica di Pentecoste la chiesa parrocchiale era già piena di gente venuta pure da paesi vicini. Le 5 del pomeriggio, dopo del parroco, salì sul pulpito Gaetano, preparò i fedeli all'annuncio e poi: «È volere di Dio e della Madonna
che tra le vostre case si costruisca una chiesa dedicata ai suoi dolori. Ma io non ne ho i mezzi. E perché il piano di Dio si compia, voi dovete fornirmeli. La sua parola fu tanto efficace e convincente che lì per lì i presenti depositarono ai piedi di Gaetano gli oggetti preziosi che avevano e finanche i pochi spiccioli e i fazzoletti di seta con cui tenevano coperto il capo. Durante la processione della Dolorata, il popolo manifestò oltre il prevedibile la sua generosità al grido «La Madonna lo vuole!» E lo voleva il Signore, e lo volle il popolo di Gaetano, che era pronto a cominciare. Superati gli ostacoli causati dall'invidia, gelosia, interessi di alcuni grandi, superò pure quello del luogo. La chiesa o si farà lì, diceva Gaetano indicando un posto equivoco, o cominciata altrove, non si terminerà. E quel luogo indicato da Gaetano fu confermato dal cielo. In una di quelle sere di battaglia e di prove per Gaetano, mentre egli soffriva e pregava, la gente vide quel luogo circondato da fiammelle. Lì e solo lì si doveva costruire la chiesa. Era un'opera voluta da Dio e perciò non poteva mancare il sigillo della croce e delle spine fabbricata da certi uomini influenti, o meglio, dalle loro passioni. Gaetano, dando l'annunzio al popolo, tra l'altro disse: «Non come vede Dio, vede l'uomo. L'uomo vede le apparenze, Dio vede il cuore». Volendo dire che Dio vede secondo l'amore, mentre l'uomo giudica secondo le sue passioni. E secondo queste passioni Gaetano fu accusato dai suoi pochi ma influenti avversari come sfruttatore, visionario, spacciatore di falsi miracoli e condotto perfino a giudizio. Ma Gaetano fu premiato per la sua fiducia in Dio, per la sua fedeltà a Lui. Rimase calmo e sereno e non cantò vittoria sui suoi avversari quando il 13 dicembre del 1827 Monsignor Pellino, delegato dell'arcivescovo, benedisse, tra la legittima esultanza del popolo, la prima pietra. Cominciarono subito i lavori. Uomini, donne e perfino ragazzi facevano a gara nel trasportare calce, acqua, pietre e mattoni per affrettarne la costruzione. Un avvenimento straordinario aumentò il fervore di tutti. S'alzava con gli argani un grosso macigno quando una fune irrimediabilmente cedeva, sfilacciandosi. «Madonna, aiutaci!» fu il grido disperato di tutti. «Fermi, fermi, non è niente!» gridò ancora più forte Gaetano. Salì su una scala, legò rafforzandola la parte di fune sfilacciata con un fazzoletto, poi con sicurezza ordinò: «Ora tirate!» Il macigno fu tirato su, con meraviglia e sollievo di tutti. 3 anni dopo la chiesa, terminata, fu benedetta. Sul frontespizio della chiesa fece scrivere: «Ipse fundavit eam altissimus», l'Altissimo stesso l'ha fondata. Vi intronizzò provvisoriamente un quadro della Dolorata in attesa. Chiese all'artista napoletano Francesco Verzella una statua della Dolorata, gli disse che la voleva bella, molto bella, e la descrisse con la passione di un innamorato, mentre gli si infiammavano gli occhi dalla commozione. L'artista ne fu rapito. Gli scolpì una statua dai lineamenti perfetti e dall'espressione sublime, ma Don Gaetano non fu contento né di quella né delle seguenti. Finalmente alla 15ª prova, appena Gaetano la vide, esclamò: «E quella, così era!» E arrossì. Mamma no, sta dolorata, quando dormiente qua, na tua gnagnuta, o figlio tuo e che mo, tendo pa croce, son lacrima croce, son lacrima croce, oi mamma mamma, oi mamma mamma.
Nel 1835 la statua faceva il suo ingresso in Secondigliano e quale regina prendeva possesso del suo trono. Regina di Secondigliano, ma regina pure dei futuri missionari dei Sacri. Lo suo priora tu, fusta puntata, la gente la stata, canta in l'amore, Nostra Signora, Nostra Signora. Oi mamma, mamma, oi mamma, mamma. Ultimata la chiesa, Don Gaetano costruì adiacenti ad essa alcune stanzette e con il permesso del cardinale Filippo Caracciolo le abitarono egli ed alcuni sacerdoti che a lui si unirono, facendo vita comune e predicando missioni popolari. Era il seme della futura congregazione anno 1833. A te cantamma cara superiora, canta preghiera, amore, devozione, no con la bocca ma con voce e cora, soccorre oggi tua amore antica. Mamma mia, famma santa, presta santa, grande santa, mamma mia, famma santa, presta santa, grande santa. A te, Signore, via tutto quanto, sientasti in voce, sientasti la niente, rispondi a chi agna da bambina. Pata carnana, tu caccia morta con pacchi stucera, daccia tu segna per la buona via, parriva a te che stai colpita. Mamma mia, famma santa, presta santa, grande. Un giorno fu da Don Gaetano il colonnello Wachinger che gli presentò il giovanetto Nunzio Sulprizio, chiedendogli di ammetterlo alla sua nuova congregazione. Don Gaetano parlò a lungo con il giovanetto e gli promise che all'apertura del noviziato lo avrebbe ammesso. Il giovanetto Nunzio aveva un male incurabile a una gamba. Alla sorella che criticava la sua decisione, Don Gaetano rispose: «Poco mi importa che sia infermo, mi preme piuttosto che il primo che entra in congregazione sia santo». Ma il Signore aveva stabilito diversamente. Il noviziato fu aperto nell'ottobre del 1836, mentre il 5 maggio Nunzio Sulprizio entrava nella gloria del cielo. Gaetano aveva centrato, infatti, il 1 dicembre del 1963, Paolo VI proclamava Nunzio Sulprizio beato. Tappe della nascente congregazione. 1833. Approvazione del cardinale di Napoli, Filippo Caracciolo. 1840, 13 maggio, decreto di approvazione di Ferdinando II, re delle due Sicilie, e apertura di numerose case nel regno. 1846, richiesta di approvazione da Roma, aprile, morte del Papa Gregorio XVI, conclave.
Alcuni giorni prima del conclave, al cardinale Mastai Ferretti, Gaetano diceva: «Santità, vi raccomando la mia congregazione». «Ma Don Gaetano, a me si dice eminenza e non santità». E Gaetano, insistendo: «Santità, vi raccomando le mie regole e la mia congregazione». Il 16 giugno Mastai Ferretti fu eletto papa con il nome di Pio IX. In una speciale udienza Pio IX lo accolse amorevolmente, dicendogli di essere felice di poter approvare tra i primi atti del suo pontificato la sua nuova congregazione. Il 7 agosto, infatti, Pio IX approvò la congregazione dei missionari di Sacri Cuori e volle con le stesse sue mani porre sul petto di Don Gaetano lo stemma dei Sacri Cuori. Oltre ai missionari, egli volle che anche un buon numero di laici cooperasse all'attuazione del suo ideale: consacrare fatiche, studi, stenti e la vita stessa per far conoscere a tutti i popoli l'amore ardentissimo dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria verso di loro e per accendere nei loro cuori il fuoco del divino amore. Istituì pertanto la Pia Unione dei Sacri Cuori, approvata pure da Pio IX nel 1846. Mediante la predicazione, specialmente delle missioni popolari, padre Gaetano Enrico, insieme ai suoi missionari, diffuse in moltissimi paesi e città dell'Italia meridionale, Campania, Basilicata, Lucania, Sannio, Molise e Puglia, la devozione ai Sacri Cuori nella rinnovazione di vita cristiana. Molte furono le insperate conversioni. In molti paesi delle suddette regioni, perché la devozione ai Sacri Cuori e le conversioni ricevessero maggior impulso e costanza, fu chiesto dai rispettivi vescovi di aprire nuove case e chiese della congregazione. Era tanto grande e conosciuta la devozione di Gaetano per la Madonna che divenne per il popolo un potente avvocato presso di lei. I fatterelli della Donna di Arzano e del Colera ce lo dimostrano. Giunse un giorno da Arzano una donna che, senza preamboli e come se Don Gaetano sapesse tutto, si presentò a lui gridandogli: «Dammi mia figlia! Voglio mia figlia!» «E la vuoi da me?» le rispose Gaetano. «Chiedila alla Madonna». La donna andò ai piedi della dolorata, pregò, poi si girò e guardò intorno, non vedeva la figlia. Si alzò, ritornò da Don Gaetano e più di prima gridò: «Voglio mia figlia!» «Va a casa, chiamala forte e ti risponderà», le ordinò con sicurezza Gaetano. Da 3 giorni la cercava e la chiamava forte ed ora, incredula, non si mosse, fissando disperato Don Gaetano, che con più decisione le ordinò: «Ti ho detto di tornare a casa e di chiamarla forte». La donna tornò a casa, si avvicinò inconsapevole dove non aveva mai pensato, chiamò forte la figlia che rispose dal fondo di un lurido fosso. Estratta, la fanciulla raccontò che in quei 3 giorni una signora vestita di nero l'aveva difesa dai topi e le aveva dato del pane. Portata in secondigliano alla presenza della dolorata, riconobbe nelle sue sembianze quelle della signora misteriosa. Nel 1854 Napoli e i paesi circonvicini furono colpiti dal colera. In questa circostanza brillò in modo eroico lo spirito di apostolato e di carità di Don Gaetano Enrico. Si consacrò completamente all'assistenza spirituale e materiale degli appestati. Ai suoi missionari che lo mettevano in guardia dal pericolo del contagio diceva:
assistete i malati senza preoccupazione, perché nessuno di noi morirà di colera. Passava tutto il giorno e gran parte della notte confessando in un angolo all'ombra di un annoso limone. Dovevano essere tanti e tanto grandi i peccatori che a lui ricorrevano perché a Don Gaetano, eroico propagatore della Divina Misericordia, venisse il tormentoso dubbio di assolvere con troppa facilità. Questo tormento lo portava, dopo una giornata di intenso apostolato, ai piedi del Santissimo Sacramento. Gli altri padri stavano molto preoccupati ed uno di loro, non sapendo cosa fare, andò in incognita nel coretto a pregare con lui ed ebbe la fortuna di essere testimone di quanto avvenne come conclusione di tutto. Udì una voce proveniente dal tabernacolo: «Consolati, Gaetano, quello che sciogli in terra, sciolgo io in cielo». Un altro padre, atteste di aver visto la Madonna, aprire il suo manto, mostrando a Gaetano freschissime rose. Mietendo il colera ancora vittime, Don Gaetano decise di avvalersi dell'intercessione della Madonna. Radunò una sera tutto il popolo nella chiesa e propose di fare una supplica alla Vergine Addolorata, promettendo che per 3 anni, nell'anniversario della cessazione del colera, avrebbe digiunato in pane ed acqua. La proposta fu accettata e, stesa la supplica, fu firmata da migliaia di persone. Dopo di averla con fede fervorosa recitata, Don Gaetano la pose nelle mani dell'Addolorata. Si legge nel processo di beatificazione del venerabile Gaetano Enrico: «La Vergine Santissima vuole dare un segno della sua protezione. Mentre il nipote di Don Gaetano, padre Binamino Enrico, celebrava la Santa Messa, si ruppe la lastra che stava davanti alla statua dell'Addolorata e da quel giorno, in secondo piano, nessuno più morì di colera». Nel maggio del 1855 il Vesuvio era in eruzione e minacciava di invadere con la sua lava il paesello di Cercola. Una mattina Don Gaetano avvisò un tal Mattia Signoriello, suo penitente, perché venisse a prelevarlo con la sua carrozza per accompagnarlo al monte. L'altro, pur meravigliato, conoscendo che Don Gaetano non andava mai a fare passeggiate, non mancò all'appuntamento. Giunti a Cercola, videro che alcuni soldati demolivano il ponte. Saputo Don Gaetano che lo facevano per impedire che la lava giungesse al paese, disse: «No, la lava qui non arriverà». Recatosi presso il magma rovente e levatosi il cappello, rimase immobile a pregare per circa un quarto d'ora. Poi, fatto un segno di croce, tornarono a Secondigliano, ma prima di giungervi seppero che la lava si era ormai arrestata. Il 15 ottobre del 1860, Don Gaetano, celebrando la messa di Santa Teresa, nel sermone annunziò che quella sarebbe stata la sua ultima predica. Realmente, dopo fu costretto a mettersi a letto, sorpreso da una forte febbre, diagnosticata poi per tifo polmonare. Durante la malattia, chi gli chiedeva come si sentisse rispondeva: «Bene, volontà di Dio». A taluni che gli chiedevano quando si sarebbe alzato, disse: «Lunedì prossimo scendo in chiesa, intendeva dire per le esequie». Svanite le speranze terrene, tutto il popolo ricorse a Dio con penitenza, adorazione eucaristica pure in veglie notturne, ed alcuni padri di famiglia si offersero in olocausto. L'ultimo tentativo fu quello di portare la Madonna in processione. Don Gaetano, saputo, lo disse: «Oh, fate che torni la Madonna, fate che torni, perché se ella non viene, non posso andarmene». Rientrata la Madonna, il popolo forzò la porta del presbiterio e molti, desiderosi di rivederlo, giunsero, violando la clausura, presso la sua camera. Egli li benediceva dolcemente. Intorno al suo letto s'erano radunati padri e fratelli della congregazione. A tutti chiese perdono e raccomandò loro: «Figli miei, vi lascio questi ricordi.
amatevi scambievolmente e siate osservanti delle mie regole. Il padre vicario, in preda alla commozione, lo interruppe. Padre, perché ci lasciate? Ed egli: vi lascio con il corpo, ma il mio spirito sarà sempre in mezzo a voi. E mentre i confratelli a uno gli baciavano la mano, egli, fissando il quadro dell'Immacolata che aveva di fronte, ripeté con voce flebile: mamma mia, fammi santo, grande santo, presto santo. Sembrava ancora vivo, in estasi, ma era morto. Lunedì 29 ottobre del 1860, ore 10:30. Lunedì prossimo scenderò in chiesa. L'aveva predetto e fu così. Una fiumana di gente, venuta anche dai paesi vicini e dalla città, passò dinanzi alle sue spoglie pregando, toccando la sua veste e prelevando reliquie. Non bastò un giorno, né due, perché tutti potessero farlo. In quei giorni si verificarono fatti straordinari. La salma rimase flessibile e non emanò odore sgradevole. Dalla gamba piegata e senza che alcuno la toccasse, uscì sangue vivo, che i devoti si affrettarono a raccogliere in fiaschetti e conservarlo come reliquia. Le esequie furono una vera apoteosi. Dai balconi e dalle finestre cadeva un'incessante pioggia di fiori. Dagli occhi di tutti il pianto per il padre perduto. La folla stragrande di popolo che seguiva il feretro meravigliava i forestieri di passaggio, che chiedevano: ma perché tanta gente? E i secondiglianesi, asciugandosi le lacrime, rispondevano: è morto il nostro santo. E il buon popolo aveva ragione di chiamarlo santo. Lo aveva seguito, anzi, aveva lottato e sofferto con lui nella realizzazione della volontà di Dio. Aveva ascoltato le sue parole invocate dall'amore verso Dio e verso di loro. Aveva ammirato le sue grandi virtù. I poveri non avevano bussato in vano al suo cuore di padre. I peccatori avevano incontrato per mezzo di lui il Padre buono. E questo bastava loro per poterlo chiamare santo. Oggi un museo, sorto all'interno dell'edificio, ospita i cimeli del Beato. In una teca sono riconoscibili gli strumenti di flagellazione. Alcuni oggetti di uso quotidiano, come un pettine, delle posate, una caraffa, alcune lettere
il registro della congregazione con su annotati i nomi dei missionari. Non mancano i suoi abiti da laico e due paia di scarpe, non corrose dal tempo, ma dalle migliaia di chilometri che è riuscito a percorrere a piedi, instancabilmente. Pochi istanti dopo il decesso, Gaetano Enrico fu trasportato nella chiesetta dell'Addolorata, dove era ad attenderlo una fiumana di persone. Il suo corpo sprigionava un profumo di fiori, mentre da una piaga della gamba sgorgava inesorabile il suo sangue. A testimonianza di ciò, nel museo è posto un fazzoletto intriso del suo sangue che una donna riuscì a bagnare proprio in quel momento. Menina lo, menina lo.
Don Mario, ni fora mo gojo di joye. Bande nyali kandi jali musolyo. Kita jali lyo. Ambegande kanyo mina. Nanga duwa buke nyongoye. Nazira muri na dosu sumara yomani kiamati Taya kere dunya lelio Saka kunu jefaniye Yammario Ajalilio Angangwa Passata in un'ombra nera, poi su brio.